La battuta che mi viene è se non ora quando, cioè parlavamo prima dei tormenti di Theresa May passata da Remain a gestire il governo di Brexit, Corbyn e il Partito Laburista hanno tenuto un'ambiguità su tutta la vicenda Brexit impressionante. L'obiettivo primario era scalzare la May, lo scorso anno con le elezioni non ha funzionato e c'è stato un cinismo fino adesso di posizioni del leader Corbyn sulla questione molto forte. Ieri appunto è uscita questa notizia dopo che c'erano stati una decina di deputati che stavano lasciando il partito nei giorni scorsi, che è una novità, ma una novità che non ci porta lontano, perché sappiamo tutti che se ci fosse il referendum, se quella fosse la strada, non si sa come farlo, perché il referendum, come è stato studiato sino ad ora, dovrebbero essere addirittura due referendum concatenati in cui in un primo momento si dice Brexit o no Brexit e poi si dice quale tipo di Brexit. Quindi non Non è significa che ci nemmeno. porta, però, e chiudo, è un elemento che dà ulteriore pressione sul voto a breve. May sta cercando di votare a metà marzo, il giorno prima in cui passerebbe un emendamento che impone, se non c'è una soluzione, al Parlamento di prendere in mano la situazione e di lui, Parlamento, garantire che non ci sarà una Brexit senza accordo. Ovviamente questo vuol dire rimangiarsi tutto ciò che è successo fino adesso. Alcuni deputati e ministri conservatori hanno detto che lo voteranno, Corbyn ieri ha detto che lo voterà anche lui. Quindi la May ora ha una pressione molto forte, se non trova questo accordo, il giorno dopo il Parlamento vota di prendere in mano il potere e di dichiarare che non ci sarà una Brexit senza accordo. Perché i laburisti hanno fatto questa scelta in questo momento? Corbyn è un leader forte in questo momento in Gran Bretagna, lo dico perché ci avviciniamo al tema comunque di una delle difficoltà, soprattutto dei partiti della sinistra tradizionale, anche in vista delle europee. Avrei difficoltà a definire Corbyn, che ha perso le elezioni un anno fa in un momento in cui era dato per vincente, definirlo un leader forte. Non ha avuto una leadership forte, innanzitutto, e le sue ambiguità, insieme a quelle di tutto il resto del Parlamento inglese e del governo inglese, non stanno certamente aiutando questo paese. Quindi se penso a un modello, Non non è credo quello. che questo sia il modello. Non è questo il modello.